Nell'ambito delle misure adottate dal Comando Provinciale di Salerno per aumentare il livello di contrasto al fenomeno dei reati predatori, i furti che si stanno imperversando nel Vallo di Diano, la compagnia di Sala Consilina, guidata dal capitano Roberto Bertini, ha attuato, nella serata di ieri, un servizio coordinato di controllo del territorio valdianese, impiegando 17 pattuglie e 34 militari. Nel corso dell'operazione, che ha interessato i comuni di Atena Lucana, Buonabitacolo, Polla, Caggiano, Teggiano, Sassano e San Pietro Altanacro, sono stati controllati 92 veicoli e 126 persone, elevate 3 sanzioni al codice della strada, effettuate 5 perquisizioni, proposti 3 fogli di via e 3 avvisi orali. I servizi continueranno anche nelle prossime giornate. Si sta cercando di eliminare o quantomeno arginare il fenomeno dei furti nelle abitazioni, che tanto sta dando fastidio ai cittadini del Vallo di Diano. L'ultimo colpo, 2 giorni fa, a Montesano sulla Marcellana. Una casa è stata svaligiata, per fortuna un bottino magro, ma alla presenza dei residenti